Nasce dal dialetto piacentino il titolo del Festival di Circo Contemporaneo Stralunà, ovvero Stralunato. La terza edizione dell'evento organizzato da Mani Comics tornerà ad animare il centro storico con acrobazie, comicità e musica. Lo farà venerdì 16 giugno dalle 17.30 tra Piazza Cavalli, Piazzetta Pescheria e Piazza Duomo, dove saranno impegnate 6 compagnie. Gli eventi del venerdì sono gratuiti. Domenica 18 giugno, invece, alle 20.30 ai Chiostri di Santa Chiara sarà protagonista la Banda Osiris. Il festival è stato presentato alla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Quest'anno le compagnie sono compagnie abbastanza conosciute, almeno nel mondo del teatro e del circo contemporaneo, dove noi veniamo e per cui siamo sovvenzionati dal Ministero della Cultura e della Regione. Quindi avremo una compagnia che viene dal Marocco con dei saltatori veramente che faranno spettacolo in Piazza Cavalli, e poi un gruppo di clown che sono gli Asgavroski Brothers, che faranno uno spettacolo comico musicale molto bello. Poi una compagnia di circo contemporaneo in piazzetta della Pescheria, Lusin, che tra l'altro ha fatto una residenza qui da noi, e poi Yorick, sempre la piazzetta della Pescheria. Mentre in Piazza Duomo avremo uno spettacolo per tutti, compresi anche per i giovani e per i più piccoli, che è Marta Pistocchi, che è una cantante, musicista e attrice molto brava. Come fondazione, per noi i progetti delle Mani Comics sono progetti trasversali, perché non riguardano soltanto l'ambito culturale e artistico, ma anche l'ambito sociale. È una realtà che opera molto da questo punto di vista, e quindi il sostegno della fondazione credo che sia scontato sottolinearlo, ma giusto, perché portare delle iniziative di questo genere, che come ho detto sono per un pubblico trasversale ma che hanno un risvolto importante anche dal punto di vista sociale, rappresenta davvero un valore aggiunto che per noi è importante tenere in considerazione.